Ciao a tutti, bentornati. Torno oggi con un video haul. Per la prima volta ho fatto un ordine da Pinalli. In realtà questo ordine l'ho fatto poco prima di Natale, quando c'era il calendario dell'avvento online, ma non avendo avuto tempo e poi successivamente ho acquistato anche un'altra cosa, quindi ho aspettato e per appunto mostrarvi quello che ho preso. Allora, partiamo prima da questo pacchettino e vediamo un po' il contenuto. Vi mostro innanzitutto qual era la sorpresa del calendario. Io ho preso in omaggio, facendo questo ordine in omaggio per il giorno 21 dicembre, c'era un prodotto per capelli, che anche questo brand è un brand nuovo per me, e ve lo faccio vedere, ed è un primer per capelli, è un primer spray che va ad illuminare, diciamo, donare luminosità ai capelli, e ha, in realtà dovrebbe essere un olio, se non ho capito male. Sì, penso sia un olio, Invisible Oil, protegge anche dai raggi e quindi funge da termoprotettore, protegge dai raggi UV e un primer, dovrebbe anche donare un po' più di luminosità ai capelli, se non ho capito male. Interessante questo prodottino. Poi, altra cosa presa è un primer occhi. Ho preso anche questo primer perché avevo bisogno di un primer occhi, perché come sapete io prima utilizzavo il Paint Pot di MAC, ma poi si è completamente seccato, ho smesso di acquistare primer per occhi, però mi rendo conto che effettivamente un primer occhi mi serviva. Avrei voluto comprare un altro primer, ma non era disponibile. Ho preso questo qui di Collistar ed è un semplice primer occhi, fissatore lunga durata e necessitavo in realtà di questa tipologia di prodotto, quindi ho preso questo qui che me lo dava disponibile, poi anche dalle recensioni mi ha convinta, quindi ho preso questo. Quanto da 10 ml, tra l'altro su Pinalli trovate un sacco, secondo me, un sacco di offerte molto convenienti, trovo che ci siano delle offerte bizzarre, ecco, e quindi ho approfittato anche di questo, infatti le ho prese, queste cose le ho prese anche al 20% se non erro. Poi ho preso un prodotto skincare, un prodotto di Estée Lauder, nello specifico è un prodotto della linea, dovrebbe essere water e qualcosa, no, Day Wear Eye, ed è un contorno occhi diciamo decongestionante, che dovrebbe andare, oltre che anti-age, anche decongestionante, che dovrebbe anche andare a sgonfiare un po' le borse, e si presenta in questa consistenza molto sembra molto leggera, quasi simil gel. Non, io sulla skincare di diciamo Estée Lauder non conosco granché, ho anche acquistato il loro famosissimo primer, no, il loro famosissimo siero, ed è l'Advanced Night Repair, e anche quello lì mi incuriosisce da morire, infatti non vedo l'ora di provarli insieme, perché voglio abbinare sia il siero che anche la crema contorno occhi. Altra cosa presa è una cipria, questa qui è la famosissima cipria di Laura Mercier, la Translucent Loose Setting Powder. In realtà io non ho bisogno di ciprie, perché ne ho trovate diverse nei calendari, tra cui quella di Hourglass che mi sta piacendo tantissimo, anche quella di Too Faced, ne ho altre, però questa è una cipria che bramavo da tempo, l'ho trovata in versione un po' più piccola, nel formato da 9,3 grammi, neanche troppo piccola, ecco, una via di mezzo, ma proprio perché ne ho diverse. E questa qui è una cipria strafamosa, pare sia levigante, fissa molto bene, anche illuminante, quindi mi incuriosiva un sacco, ed era anche un'offerta su Pinalli, quindi non me la sono lasciata sfuggire. Infatti penso che questa sia una versione in edizione limitata, anche dal packaging, penso sia un'edizione natalizia, credo. Poi in questa scatola abbiamo anche un po' di campioncini, vedo, vediamo, non travel size, ma vedo i propri campioncini, tra cui un fondo di Collistar, fondotinta unico con SPF 15, dei campioncini di creme, no, il primer di Laura Mercier che io in realtà già possiedo, che mi piace tantissimo, l'ho anche inserito nei preferiti, nei best 2020 come prodotti make up. Poi sempre di Laura Mercier un primer, un power primer che è un po' diverso anche dall'altro, anche dalla boccettina si presenta in maniera diversa, e poi una crema di Shiseido. Poi altra cosa che ho preso a parte, sempre però da Pinalli, è un altro prodotto che volevo da tempo, ed è un olio struccante di Dior. Questo qui è l'Oil to Milk Makeup Removing Cleanser, quindi è un prodotto
ideale soprattutto per la doppia detersione. Vi ho fatto un video sulla doppia detersione, vi ho anche parlato nello specifico della doppia detersione, se vi interessa andatela a vedere. Questo qui appunto è l'olio che serve appunto per struccare, per sciogliere il make up, mi incuriosiva tanto, anche lui l'ho trovato al 30%, quindi per la quantità 200 ml questo sicuramente mi durerà un sacco di tempo. L'ho pagato circa 27 euro rispetto ai 34, quindi ho approfittato dell'offerta e l'ho preso, e infatti sono stracuriosa di provare questo olio. Dovrebbe essere anche molto leggero e molto delicato, andremo a vederlo. Sono stracuriosa perché come oli struccanti non le possiedo, ho il burro, ho un gel oleoso ma non oli veri e propri, quindi questa qui è una scoperta e anche una novità per me come tipologia di prodotti. Questo era il mio piccolo haul di Pinalli. Io sono rimasta molto soddisfatta sia della velocità di consegna, vabbè, è vero che ho tardato poi io a fare il video, ma tipo anche l'olio di Dior ci ha messo davvero un giorno e mezzo, forse due giorni per la consegna. E infatti do spesso un'occhiata su quel sito perché ha davvero tantissimi brand, tra cui Nabla, la Laura Mercier, ne ha davvero tanti, quindi secondo me conviene anche dare un'occhiata su quel sito. E nulla, spero di avervi tenuto compagnia, io come sempre vi mando un bacio e noi ci vediamo presto, ciao!